Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Converten, Vim, G. Ottaviani S.P.A. Ultimo aggiornamento. 15 dicembre 2021. Cos'ha Converten? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Converten durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'ha Converten? Converten ha un farmaco a base del principio attivo enalapril maleato, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Vim G. Ottaviani S.P.A. Converten può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Converten 20 mg 14 compresse, Converten 5 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Daiichi Sankyo Europe GmbH. Concessionario: Vim G. Ottaviani S.P.A. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: enalapril maleato. Gruppo terapeutico: ACE inibitori. Forma farmaceutica: compressa divisibile. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione, trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica, prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica, frazione di eiezione a 0,35%. Vedere il paragrafo 5.1. Posologia. Gli alimenti non interferiscono con l'assorbimento di Converten. La dose deve essere adattata al profilo del paziente, vedere il paragrafo 4.4 e della risposta pressoria. Ipertensione. La dose iniziale è di 5 mg fino ad un massimo di 20 mg, a seconda del grado di ipertensione e delle condizioni del paziente, vedere più avanti. Converten viene somministrato una volta al giorno. Per l'ipertensione lieve la dose iniziale raccomandata da 5 a 10 mg. I pazienti con un sistema renina-angiotensina-aldosterone in stato di intensa attivazione, per esempio quelli con ipertensione renovascolare, con deplezione di sali e barra o ipovolemia, scompenso cardiaco o ipertensione grave, possono andare incontro ad una eccessiva caduta pressoria dopo la dose iniziale. In tali pazienti si raccomanda una dose iniziale uguale o inferiore a 5 mg e l'inizio della terapia deve avvenire sotto stretto controllo medico. Un precedente trattamento con alte dosi di diuretici può dare luogo a ipovolemia e rischio di ipotensione quando si inizia la terapia con enalapril. In tali pazienti è raccomandata una dose iniziale uguale o inferiore a 5 mg. Se possibile, la terapia diuretica deve essere interrotta per 2-3 giorni prima di iniziare la terapia con Converten. Si devono monitorare la funzione renale e il potassio sierico. La dose usuale di mantenimento è di 20 mg/die. La dose massima di mantenimento è di 40 mg/die. Insufficienza cardiaca barra disfunzione ventricolare sinistra asintomatica. Nella gestione dello scompenso cardiaco sintomatico, Converten viene utilizzato insieme a diuretici e, ove appropriato, a digitalici o beta-bloccanti. La dose iniziale di Converten in pazienti con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione ventricolare sinistra asintomatica è di 2,5 mg e deve essere somministrata sotto stretta osservazione del medico per determinare l'effetto iniziale sulla pressione arteriosa. In assenza di ipotensione sintomatica successiva all'inizio della terapia Converten per l'insufficienza cardiaca o dopo un suo efficace trattamento, la dose deve essere aumentata gradualmente, in base alla tollerabilità del paziente, fino alla dose usuale di mantenimento di 20 mg, somministrata in singola dose o suddivisa in due dosi. Questa titolazione della dose può essere eseguita in un periodo di 2-4 settimane. La dose massima è di 40 mg somministrata in due dosi separate. Titolazione della dose di Converten suggerita in pazienti con insufficienza cardiaca barra disfunzione ventricolare sinistra asintomatica. Settimana. Dose mg/die 1 a settimana. Giorni 1, 3. 2,5 mg/die in dose singola. Giorni 4, 7. 5 mg/die divisi in due dosi. 2 a settimana. 10 mg/die in dose singola o divisi in due dosi. 3 a o 4 a settimana. 20 mg/die in dose singola o divisi in due dosi. Nei pazienti in trattamento con diuretici e in quelli con funzione renale compromessa devono essere seguite opportune precauzioni, vedere il paragrafo 4.4.
La pressione arteriosa e la funzione renale devono essere monitorate strettamente sia prima che dopo l'inizio del trattamento con Converter, vedere il paragrafo 4.4, poiché è stata riportata ipotensione e, più raramente, conseguente insufficienza renale. In pazienti trattati con diuretici, la dose deve essere ridotta, se possibile prima di iniziare il trattamento con Converter. La comparsa di ipotensione a seguito della dose iniziale di Converter non implica che l'ipotensione si ripresenti nel corso della terapia cronica con Converter e non preclude l'uso continuato del farmaco. Devono essere monitorati anche il potassio serico e la funzione renale. Dosaggio nell'insufficienza renale. In generale, gli intervalli fra le somministrazioni di Enalapril devono essere prolungati e barra o la dose ridotta. Clearance della creatinina ml/min, CRCL, dose iniziale mg/die, 30 CRCL 80 ml/min, 5, 10 mg, 10 CRCLA 0,30 ml/min, 2,5 mg, CRCLA 0,10 ml/min, 2,5 mg nei giorni di dialisi. Vedere il paragrafo 4.4, l'enalaprilato adializzabile. La dose durante i giorni in cui i pazienti non sono in dialisi deve essere aggiustata a seconda della risposta pressoria. Uso negli anziani. La dose deve essere in linea con la funzione renale del paziente anziano, vedere il paragrafo 4.4. Uso pediatrico. L'esperienza di utilizzo di Converter nelle sperimentazioni cliniche su pazienti pediatrici ipertesi è limitata, vedere i paragrafi 4.4, 5, 1 e 5, 2. Per pazienti in grado di deglutire le compresse, la dose deve essere adattata a seconda del profilo del paziente e della risposta pressoria. La dose iniziale raccomandata di 2,5 mg in pazienti da 20 a 50 kg e di 5 mg in pazienti a 0 IM 50 kg. Converter viene somministrato una volta al giorno. La dose deve essere calibrata secondo i bisogni del paziente fino ad un massimo di 20 mg al giorno in pazienti da 20 a 50 kg e 40 mg in pazienti a 0 IM 50 kg, vedere il paragrafo 4.4. Converter non ha raccomandato in neonati e in pazienti pediatrici con velocità di filtrazione glomerulare 30 ml/min/1,73 m2 poiché non vi sono dati disponibili. Controindicazioni: ipersensibilità a Enalapril, a uno qualsiasi degli eccipienti o ad altri ACE inibitori. Storia di angioedema associato alla terapia con ACE inibitori. Angioedema ereditario idiopatico. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 6. L'uso concomitante di Converter con medicinali contenenti all'ischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale, velocità di filtrazione glomerulare GFR. 60 ml/min/1,73 m2, vedere paragrafi 4, 5 e 5, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipotensione sintomatica. Raramente è stata riscontrata ipotensione sintomatica in pazienti con ipertensione non complicata. In pazienti ipertesi in terapia con Converter, l'ipotensione è più probabile che si verifichi se il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Diuretici risparmiatori di potassio ed integratori di potassio. Gli ACE inibitori riducono la perdita di potassio indotta dai diuretici. I diuretici risparmiatori di potassio, per esempio, spironolattone, eplerenone, trianterene ed amiloride, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Converter insieme ad altri farmaci come Eurosartisa Euro, Euroscolfiba Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Converter durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Converter durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso di ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.4. L'uso di ACE inibitori è controindicato durante il secondo e il terzo trimestre di gravidanza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Nel caso di guida o di uso di macchinari, si deve tenere presente che occasionalmente sono stati segnalati capogiro e stanchezza. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati segnalati per l'enalapril comprendono: molto comune, a 0 yen un decimo; comune, a 0 yen un centesimo, un decimo; non comune, a 0 yen un millesimo, un centesimo; raro, a 0 yen 1, 10, 000, un millesimo; molto raro, 1, 10, 000,
Non nota, la frequenza non può essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili dati limitati sul sovradosaggio nell'uomo. Le manifestazioni più importanti sono rappresentate da marcata ipotensione, che inizia circa 6 ore dopo l'ingestione delle compresse, concomitante al blocco del sistema renina-angiotensina, e stupore. I sintomi associati al sovradosaggio con ACE inibitori possono includere shock circolatorio, disturbi elettrolitici, insufficienza renale, iperventilazione, tachicardia, palpitazioni, bradicardia, capogiro, ansia e tosse. Dopo ingestione di 300 mg e 440 mg di enalapril, sono stati riportati livelli sierici di enalaprilato rispettivamente di 100 e 200 volte più elevati di quelli in genere osservati dopo dosi terapeutiche. Il trattamento raccomandato del sovradosaggio ha l'infusione endovenosa di soluzione fisiologica. In caso di ipotensione il paziente deve essere posto in posizione supina. Se disponibile, si può prendere in considerazione un trattamento con infusione di angiotensina IE/o catecolamine. Se l'ingestione è recente, instaurare misure atte all'eliminazione dell'enalapril maleato, per esempio, emesi, lavanda gastrica, somministrazione di assorbenti e solfato di sodio. L'enalaprilato può essere rimosso dal circolo generale mediante emodialisi, vedere il paragrafo 4.4. Per la bradicardia refrattaria alla terapia è indicato il trattamento con pacemaker. Segni vitali, elettroliti sierici e concentrazioni della creatinina devono essere in monitoraggio continuo. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina. Codice ATC. C09A02. Converter, enalapril maleato, ha il sale maleato dell'enalapril, un derivato di due aminoacidi, la L-alanina e la L-prolina. L'enzima D, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'enalapril per via orale ha rapidamente assorbito. Il picco di concentrazione sierica di enalapril viene raggiunto entro un'ora dalla somministrazione. Basandosi sulla quantità escreta con le urine, la percentuale, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici di sicurezza non mettono in rilievo rischi speciali per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dose ripetuta, genotossicità e potenziale cancerogeno. Studi, elenco degli eccipienti, idrogeno carbonato di sodio, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, lattosio monoidrato, ferro ossido rosso, e 172, a euro soltanto le compresse da 20 mg, ferro ossido giallo, e 172, a euro, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Convertin a base di enalapril maleato sono enalapril Almus, enalapril Aurobindo Pharma Italia, enalapril Doc, enalapril EG, enalapril Egstada, enalapril Gipt, enalapril Milan Generics, enalapril Pensa, enalapril Sandoz, enalapril San, enalapril Teva Italia, enalapril Zentiva, Enapren, Lanex, Naprilene. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.